Amici sportivi, buon pomeriggio da Guglielmo Mazzetti che dai microfoni di Teleaia sta per trasmettervi la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Perugia-Juventus. Di fronte a una cornice spettacolare di 35.000 persone, Perugia-Juventus si affrontano alla sesta partita del girone d'andata. Perugia-Juventus condividono tra l'altro la prima posizione in classifica insieme a Genoa e Milan. Dicevamo dei 35.000 spettatori che hanno fruttato alle casse sociali delle Perugia l'incasso record di tutti i tempi, 170 milioni. Ma veniamo subito ad elencare le formazioni che scenderanno in campo. La Juventus schiera Zoff, Cucurella, Gentile, Furino, Morini, Scirea, Causio, Tardelli, Boninsegna, Benetti, Bettega. In panchina con l'allenatore Giovanni Trapattoni, Marchesi, Cabrini, Virdis. Il Perugia schiera la formazione tipo, per certo solo un giocatore, non sarà degli 11, e si tratta di Antonio Ceccarini che per l'occasione è sostituito da Dall'Oro. Ma veniamo a leggere la formazione delle Perugia mentre sui vostri teleschermi sono inquadrati i giocatori a centrocampo. Grassi, Nappi, Dall'Oro, Frosio, Zecchini, Amenta, Bagni, Curi, Novellino, Vannini, Speggiorin. In panchina con l'allenatore Ilario Castagnier, Malizia, Matteoni, Scarpa. Vedete ora un'inquadratura del folto pubblico che ha assiepato i gradoni del Pian di Massiano. Pubblico, non si può nemmeno più dire delle grandi occasioni, è il pubblico di sempre, anche se questa partita riveste un'importanza forse irripetibile per la storia del calcio biancorosso. Inquadrata la curva nord che in questo momento, mentre vengono scanditi i nomi dei giocatori, con il solito saluto augura ai propri beniamini la vittoria, ha scandito il nome di Speggiorin, volano coriandoli in curva nord per questa partita che sarà senz'altro un ricordo indelebile del calcio perugino. Sventolano nel frattempo le bandiere dei tifosi del Grifo. La curva nord è il tuo cuore, è il simbolo, la frase più importante di questo, di questa zona del Pian di Massiano. Il Perugia e la Juventus si affrontano, ripetiamo, in questa sesta partita del girone d'andata e si giocano il vertice della classifica. Una partita che, secondo i critici più importanti, è aperta a qualsiasi risultato. Arbitrerà l'incontro per l'occasione il signor Menegali di Roma. Nelle Perugia, dicevamo, assente Ceccarini che ha una caviglia in disordine, il ragazzo ha provato anche questa mattina ma nulla da fare, è stato messo sotto controllo sia del dottor Tomassini che dell'allenatore in seconda Giampiero Molinari, ma il ragazzo proprio a pochi minuti per entrare in campo ha dovuto rinunciare a una partita che Ceccarini ci teneva moltissimo, una partita per la quale tutti gli occhi dei tecnici di Coverciano sono appunto puntati su questo rettangolo verde meraviglioso del Pian di Massiano. Palla al centro, vedete i giocatori delle Perugia che batteranno il centro insieme all'arbitro Menegali sui vostri teleschermi, mentre echeggia l'inno dei Grifoni scandito dal battito delle mani dei tifosi biancorossi. Scarsa la rappresentanza juventina. Novellino, partiti. Amenta lungo lancio per Nappi sulla fascia laterale sinistra, è affrontato da Morini. Tackle tra i due, alla meglio il bianconero che rilancia in avanti Causio. Un Causio tutto solo e smarcato, si proietta sulla fascia laterale destra, ha davanti a sé Amenta, se ne libera ma interviene bene Nappi e ripropone un'azione per il Perugia che però va a finire in fallo laterale. Primo minuto di gioco qui al Pian di Massiano tra Perugia e Juventus, la partita clou di questa sesta dell'andata del massimo campionato nazionale di calcio. Juve in avanti, Causio si libera bene di Nappi, fuori dell'area di rigore, effettua un tiro, nulla di fatto, la porta difesa da Grassi, la palla è andata a finire sulle montante
molto alato del montante destro difeso dal bravissimo Grassi. Zecchini, le marcature, ora vedremo di individuare le marcature, comunque Dall'Oro ha preso custodia di Boninsegna, Zecchini di Bettega, mentre Nappi ci sembra sia su Causio. Ora comunque riprendiamo la diretta, Bagni che rilancia sul settore destro dove non c'è nessun giocatore biancorosso, si impossessa così del pallone Scirea che porge a Furino, lancio di Furino intercettato da Curi, riprende ancora Furino che non riesce però a rilanciare Gentile, bellissimo lo scambio di Curi, Novellino davanti a sé, Furino cerca di liberarsene, non ci riesce, Furino manda la palla in fallo laterale che si incarica di battere lo stesso Curi per Novellino, duello Novellino-Cucureddu, Novellino, la palla era buona, c'è stato un malinteso, è Curi che se ne impossessa, viene ad Almanforte però Bettega, c'è un intervento dell'arbitro e una punizione a favore dei giocatori dell'Ario Castagnier, sulle pallone Amenta. Batte la punizione a Menta, la batte però malamente in questa occasione, se ne impossessa Benetti affrontato da Curi, bel taglio per Furino di Benetti, in avanti Furino che lascia Gentile anticipato da Bagni, terzo minuto di gioco qui al Pian di Massiano tra Perugia e Juventus. Curi lascia da Menta, una Menta scatenato nelle ultime partite di campionato, questa occasione però anticipato da Furino, Vannini, Bagni per Nappi seguita a tenere il pallone tra i piedi, lo scambia ancora con Bagni, bello lo scambio tra i due, però non si impossessa del pallone Nappi, sono gli juventini a riproporre un'azione offensiva, Causio tallonato da Nappi, Causio per Tardelli, duello Tardelli-Frosio, tiene la palla tra i piedi Tardelli, aspetta il compagno per lo scambio, preferisce il cross al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Zecchini, ancora Benetti cade a terra, non interviene l'arbitro, nulla di fatto, pallone sul fondo e rimessa quindi a favore dei giocatori biancorossi. Grassi, tocca per Curi, Curi lancia per Novellino, controllato da Cucureddu che commette un fallo, rilevato dall'arbitro Menegali di Roma, Curi batte per Zecchini, Speggiorin, Zecchini scambia con Dall'Oro, Speggiorin affrontato da Morini preferisce passare indietro a Curi, lungo lancio di Curi dentro l'area di rigore, Vannini, gran tiro di Vannini, bellissima l'imbeccata di Curi, nulla di fatto però, la palla sorvola la traversa difesa da portiere juventino Zoff. Scirea che lascia Cucureddu. Cucureddu scambia ancora con il libero juventino. Palla Tardelli. Passa alla metà campo Tardelli scambiando ancora con Scirea. Scambia ancora tra i due, questa volta hanno esagerato i due giocatori torinesi. Nulla di fatto, la palla va in fallo laterale. Lo batte Nappi per Frosio. Frosio lascia a Vannini, Vannini cerca il corridoio, si impossessa però del pallone Boninsegna che viene però contratta ancora da Vannini che a sua volta ripropone questo tema offensivo per i giocatori biancorossi, lungo lancio per Speggiorin anticipato da Scirea, c'era uno scambio Tardelli-Causio, palla ancora tra i piedi di Causio, se ne impossessa Speggiorin, ma c'è anche un intervento dell'arbitro Menegali che decreta questa punizione
a favore dei giocatori bianconeri. Tardelli. In avanti Tardelli, si libera di Curi, si libera anche di Vannini e dell'intervento di Amenta. Scambio con Benetti che porge a Furino. Furino crossa, cerca il cross al centro dell'area, non ci riesce, la palla va su terra, interviene Nappi, ma ancora Furino che si impossessa del pallone e scambia con Tardelli, cross al centro dell'area di Tardelli, intervento di testa di Bettega, buona insegna, cerca la sforbiciata, nulla di fatto al settimo minuto di gioco qui al Pian di Massiano, dove stiamo teletrasmettendo per gli amici di Teleaia. Ha cercato la sforbiciata, buona insegna, ma era controllato bene da Dall'Oro e non è così potuto andare in rete. Ora c'è un duello Novellino-Cucureddu, viene steso a terra Novellino, interviene l'arbitro Menegali, calcio di punizione sulla tre quarti campo a favore delle Perugia. Nappi per Curi, Vannini, i giocatori delle Perugia forse stanno eccedendo nel tenere il pallone ai piedi in diverse occasioni. Vediamo ora Frosio. Frosio, lungo lancio per Speggiorini che è anticipato da Gentile. Gentile cerca di liberarsi in velocità di Bagni, non ci riesce perché Bagni controlla la palla anche se la manda in fallo laterale. C'è addirittura una punizione rilevata dall'arbitro Menegali. Gentile. Gentile per Scirea. Juve spavalda in questo primo inizio della partita, ancora Scirea. Si libera di Curi Scirea, ma non di Speggiorini che porge indietro al capitano Frosio, che ripropone questo tema offensivo per Curi. Curi in avanti, passa alla metà campo il bravissimo centrocampista perugino. Frosio si sgancia il libro delle Perugia. Novellino, duello Novellino-Cucureddu. Ancora Novellino controlla bene il pallone, ma è Cucureddu che manda la palla in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che si verifica qui al Pian di Massiano all'ottavo minuto di gioco. Ci deve essere un malinteso tra Novellino e Menegali, difatti ecco, noi abbiamo visto il calcio d'angolo, Novellino credeva nella punizione a favore, è calcio d'angolo, lo batte lo stesso Novellino, palla al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Vannini, Scirea libera a campanile, Tardelli, intervento falloso di Zecchini nei confronti di Bettega. Nove minuti di gara qui al Pian di Massiano, 0-0 tra Perugia e Juventus. Scirea, Gentile. Scambia ancora con Scirea, i due liberi sia Scirea appunto che Frosio si sgangiano sovente in avanti. Ora c'è questo duello tra il libero della Juventus e Vannini, alla meglio il giocatore delle Perugia, Bagni. Bagni tiene anche lui un po' troppo il pallone, non ha trovato il compagno per lo scambio. C'è questo fallo laterale a favore dei giocatori biancorossi. Stava andando via bene, come avete visto, Novellino, ma nulla di fatto, è la Juventus che è in possesso del pallone. Benetti. Benetti affrontato da Menta. Temporeggia al centrocampista della Juventus, cerca di porgere il pallone. Buoninsegna, ma il Perugia che in una tipica azione di contropiede si fa minacciosa in avanti. Speggiorin affrontato da Scirea. Ritrovano opposizione i giocatori juventini. In questi primi 10 minuti di gara diciamo che la Juve ha marcato un certo predominio territoriale. In avanti ancora la Juventus con Scirea. Tardelli cerca di entrare nell'area di rigore, non ci riesce, bello l'intervento di Amenta. Amenta in avanti, passa alla metà campo, si sgancia anche il libro del Perugia Frosio, lungo il lancio di Amenta per Vannini, colpo di testa di Vannini a torre per Novellino, cerca anche Novellino la sforbiciata. Ora c'è un intervento fallosissimo di Cucureddu, calcio di punizione al limite all'11° minuto di gara qui al Pian di Massiano, 0-0 tra Perugia e Juventus. Adesso
ammonizione ufficiale, ammonizione ufficiale per Furino. Furino è stato così ammonito al 12° minuto del primo tempo. Sulle pallone notiamo Amenta, Novellino e Curi, poco dietro Nappi. La Juventus fa la barriera, tutti i giocatori sono nella metà campo della Juventus in questa occasione. Zoffe sta vigile, sulle pallone Novellino, c'è Speggiorin poco distante, Curi, ma è Amenta che si incarica di battere a rete, interviene bene Furino che a gamba tesa l'arbitro non rileva, questa è irregolarità, Furino ancora per Causio, limiti dell'area di rigore, Causio seguita a tenere il controllo del pallone, avanti a Senappi, preferisce il cross al centro dell'area, bel colpo di testa di Vannini, ma è Benetti che tira forte, nulla di fatto. Siamo così arrivati, gentili telespettatori, al 13° minuto di gara, 0-0 tra Perugia e Juventus. Zecchini per Grassi, Frosio, Juventus e Spavalda in questi primi 13 minuti di gara, ma il Perugia non è da meno e controbatte azione su azione. E Nappi che si incarica di battere il fallo laterale, palla per Novellino, Novellino che è affrontato da Boninsegna e da Cucureddo contemporaneamente, l'arbitro però non ha ravvisto gli estremi dell'intervento irregolare, quindi palla ai juventini. Benetti si libera di Bagni, ancora Benetti, seguita a tenere il pallone tra i piedi, Cucureddo sulla fascia laterale destra per Scirea, c'è ora un intervento di Amenta che manda la palla in fallo laterale. I minuti di gara 14, ora entra dentro l'area di rigore Causio, è affrontato da Curi, c'è una punizione però a favore delle Perugia per intervento irregolare dell'ala destra juventina Causio. Scambio tra Frosio e Grassi, i due portieri ancora non sono stati impegnati, Curi propone questo passaggio ad Amenta, gira su se stesso il giocatore e in avanti per Novellino, Novellino anticipato da Cucureddu, palla in fallo laterale. Nappi, ancora Novellino, Novellino per Speggiorin, Morini per Causio, bello il dribbling di Causio a Nappi, ancora Causio, lungo per Tardelli, troppo lungo, interviene il capitano Frosio che appoggia da Menta. Amenta per Vannini, controllato da Tardelli, in scivolata manda la palla in fallo laterale lo juventino, si incarica di rimettere lo stesso Vannini per Novellino, sempre Franco Bollato dal giocatore Cucureddu, Novellino, ancora Novellino, riesce a crossare al centro Novellino, c'è ora un intervento di Speggiorin, Novellino ancora al centro, colpo di testa di Morini, intervento dell'arbitro a favore della Juventus. Al 16° minuto di gioco, Causio non riesce a controllare la sfera, il libero Scirea,
quindi ci sarà questa rimessa dal fondo dei giocatori biancorossi. Guardate sui vostri teleschermi Bettega, inquadrato dal nostro cameraman. Frosio, Curi, Dall'Oro, Zecchini. Le due squadre si stanno studiando e sembrano avere paure reciproche, che sono anche in un certo senso criticamente condividibili. Ora Speggiorin, nell'accompagnare le pallone, lo manda fuori, interviene l'arbitro. Zoff, Scirea, Tardelli, scambia con Necausio. Ancora Tardelli, Scirea, Scirea, Tardelli. Cerca di allungare su Causio, che ha anticipato la Nappi. E il Perugia che si rifà sotto con Amenta. Ancora una volta Amenta ripropone temi offensivi. Bene il lancio per Bagni. Vediamo se il ragazzo riuscirà a raggiungere il pallone. Non ci è riuscito. Palla in fallo laterale. Il dinamismo di Amenta è prezioso per questo Perugia. Furino, Gentile, scambio con Benetti. Ancora Gentile, Gentile per Benetti, non riesce lo scambio tra due. Nappi questa volta sbaglia l'appoggio su D'Amenta e palla in fallo laterale. Gentile, Causio, Causio affrontato da Nappi, preferisce il passaggio per Gentile, effettua il cross Gentile rasoterra e Nappi, Bagni, Curi. Curi per Novellino, affrontato come sempre da Cucureddu. Ancora Novellino si libera bene di Benetti, dell'intervento di Benetti. Ora Zecchini appoggia su Curi ed è Furino che manda la palla in fallo laterale, sottolineato dai fischi del pubblico l'intervento di Furino. Approfittiamo che accanto a noi abbiamo l'allenatore in seconda delle Perugia, Giampiero Molinari, per chiedergli esattamente dopo 18 minuti di gara, ecco, come ti sembra, Giampiero, questa partita? Ma per ora è difficile commentarla, secondo me tutte e due le squadre si temono. Finora ha prevalso un po' di nervosismo da entrambe le parti e quindi direi che ancora la partita deve entrare nel vivo. Grazie a Molinari, in effetti quello che dice è giusto, perché la partita, le due squadre stanno proprio su un momento di reciproco studio e hanno ambedue paura, paura di prendere il fatidico gol. Gentile, ora c'è questa punizione decretata dall'arbitro Menegali di Roma sulle pallone Furino. Palla al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Boninsegna, la palla carambola verso Grassi, nulla di fatto per la Juventus. Facile l'intervento del numero uno delle Perugia, Amenta. Amenta per Novellino, bellissimo Novellino, si è liberato di Cucureddu. Si è liberato di Cucureddu, ma l'arbitro era vicino, ora redarguisce Novellino. C'è stata un'ancata e quindi l'arbitro Menegali per poco non ammonisce anche il centravanti del Perugia. Juventus è ancora in avanti e Gentile cerca di liberarsi di Bagni, non ci riesce. Curi, Curi per Speggiorin, controllato da Morini. Cade a terra Speggiorin e conseguente punizione decretata dall'arbitro Menegali per intervento falloso dello stopper bianconero. Uno dei duelli più belli di questa partita, almeno sulla carta doveva essere quello tra Zecchini e Bettega. Per il momento i due non sono stati protagonisti di duelli entusiasmanti, anche perché sono state poche le palle che hanno giocato sia l'estrema sinistra della Juventus Bettega che lo stopper del Perugia Zecchini.
Ora c'è una punizione e Curi che si incarica di batterla. Ha davanti a sé Furino, tutti i giocatori nell'area di rigore della Juventus. Curi, interviene Scirea, c'è un intervento dell'arbitro, anzi era, scusate, Tardelli, intervento falloso di un giocatore delle Perugia. Juventus in avanti. Ora c'è uno scambio ridicolo tra i due giocatori della Juventus. Ci sembrano uno era Scirea e l'altro Tardelli. Causio. Causio scambia con Benetti. Benetti cerca il lancio lungo. C'è un intervento di mano di Vannini e la conseguente punizione che sta per battere lo juventino Tardelli. Accanto a sé Causio, ma è Furino che invece viene dalla retrovia e si incarica di battere questa. La partita per il momento non raggiunge vertici agonistici elevati. Le due squadre sono sempre in una fase di studio e di reciproca paura. Causio. Causio ha davanti a sé Nappi, se ne vuole liberare, riesce a dribblare i due giocatori con una finta, ma porge il pallone a un giocatore in fuorigioco che era Tardelli. Posizione di fuorigioco rilevata appunto dall'arbitro Menegali. I due portieri ancora devono fare un intervento che possa essere definito tale. Frosio per Curi. Vannini, Curi. Curi veramente Amenta imbecca questo pallone per Speggiorin che la porge dietro ancora Zecchini. Zecchini per Frosio, passaggio anche pericoloso, poteva essere tagliato in trasversale in quella maniera. Bagni. Bagni affrontato da Gentile ed è Benetti che tra i due alla meglio, si impossessa del pallone per Boninsegna. Causio. Passeggiano le due squadre a centrocampo ma non concretizzano il controllo del pallone con azioni proiettate lungo le fasce laterali, azioni ficcanti. Furino, Gentile. Gentile affrontato da Frosio, riesce a crossare al centro ma è il Perugia che si impossessa del pallone. È Curi. Novellino. Curi. Curi ha affrontato da Cucureddo che manda la palla in fallo laterale. Fallo laterale che cade ai nostri microfoni esattamente al 25esimo minuto di gioco, 0-0 qui dal Pian di Massiano, dove vi sta teletrasmettendo Guglielmo Mazzetti per gli amici di Teleaia. Novellino, Novellino lancia lungo per Speggiorin, nulla di fatto, si impossessa facilmente del pallone Zoffe che rilancia in avanti Tardelli. Tardelli per Bettega, è uno dei primi palloni che tocca Bettega in questa partita. Morini, mentre comincia a piovere qui al Pian di Massiano. Zecchini, Morini, Furino, scusate era Benetti. Morini si libera di Speggiorin e lancio lungo per Causio. Causio controllato da Nappi. Duello Causio-Nappi. Ancora Causio riesce a crossare al centro, non c'è nessuno, anche se il cross è andato a perdersi sul fondo. Comunque sul settore destro della porta difesa da Grassi non c'era nessuno juventino, stavano sia Bettega che Boninsegna al centro del dischetto di rigore. Grassi. La pioggia nel frattempo si fa più fitta, compaiono svariati
impermeabili e ombrelli. Ora c'è un fallo rilevato da Menegali per una gomitata di Novellino ai danni di Cucurettu. Tardelli, Causio, affrontato dalla Nappi. Ancora Causio sulla fascia laterale destra. Non riesce a divincolarsi dalla marcatura. Questa volta sì, se ne libera bene di Nappi. Ma lancia ora dentro l'area di rigore per Bettega, anticipato da Zecchini. Tardelli, tiro da distanza di Tardelli, nulla di fatto. E siamo così arrivati al 28esimo minuto di gioco. L'Inter 0-0. Il Bologna perde Verona. Frosio. Frosio per Speggiorin, tallonato da Morini. Novellino. Novellino per Curi. Curi lascia ad Amenta. Amenta si libera di Benetti con un passaggio a Zecchini. Sbaglia Zecchini il passaggio. Ma è ancora Amenta che si impossessa del pallone. Però lì è l'unico uomo che piglierei di tutte queste 22 merde qua. In avanti la Juventus, Gentile per Scirea. Interviene su Scirea Frosio e Bagni, intervengono i due giocatori contemporaneamente. Quindi punizione a favore delle, mentre c'è questa ammonizione ufficiale per Bagni. Ammonito Bagni al 28esimo minuto di gioco del primo tempo qui al Pian di Massiano. 0-0 tra Perugia e Juventus. Inutile l'intervento di Frosio in questo frangente, perché Bagni stava appunto intervenendo sul giocatore juventino. Calcio di punizione che sta per battere il terzino sinistro Gentile. Lunga la rincorsa di Gentile, in barriera due giocatori del Perugia, Curi e Bagni. Palla al centro dell'area di rigore, bel tiro in questo momento di Cucureddu, che però al momento di colpire la palla con il collo piede prende una deviazione e va molto a lato sul montante sinistro difeso da Grassi. Le due squadre non premono e cercano il dominio del centrocampo con passaggi corti e a volte anche inutili. Frosio. In avanti il libero delle Perugia che lancia questa palla per Novellino. Ci sono due interventi di testa, nulla di fatto, è Gentile che manda la palla in fallo laterale che sta per battere lo stopper del Perugia. Zecchini per Novellino. Novellino anticipato ora da Gentile che manda ancora una volta la palla in fallo laterale. Siamo così arrivati alla mezz'ora del primo tempo. Di gioco se ne ha visto poco. Le due squadre hanno una reciproca paura. Novellino. Novellino tallonato da Cucureddu che manda la palla in fallo laterale. Mentre ora inizia anche a grandinare. Pioggia e grandine confuse insieme. Scirea, campanile, alla viva il parroco. C'è un intervento però dell'arbitro Menegali di Roma. Gentile, Furino. La partita per il momento è decisamente brutta. Benetti. Benetti in avanti per Bettega, anticipato da Zecchini. Ancora un altro intervento dell'arbitro Menegali. Cucureddu per Furino. Davide ancora non aveva fischiato la punizione, ecco, è Furino che si incarica di battere mentre aumenta l'intensità della grandine e della pioggia qui al Pian di Massiano. Peccato perché 35.000 persone sono uno spettacolo che meritava il sole e la clemenza quindi del tempo.
Vannini. Vannini, lancio per Nappi, ma è Speggiorin che si impossessa delle pallone, è spintonato da Morini, c'è l'intervento quindi dell'arbitro Menegali. Speggiorin, lungo lancio per Nappi, non riesce a controllare la sfera Nappi. Morini, Furino, partita lenta, ora ci si mette anche la pioggia e la grandine. Scirea, intervento di testa di Zecchini che si appoggia però sulle spalle di Bettega, punizione a favore della Juventus al 33esimo minuto di gioco del primo tempo. I giocatori delle due squadre si riversano nell'altra metà campo solo nelle occasioni delle punizioni. Siamo Cucureddu, Causio e Furino nei pressi del pallone. Barriera del Perugia invece è composta da Frosio, Amenta, Novellino e Curi. Vediamo ora chi batterà questa punizione della Juventus. Nappi ora. Il Napoli ha segnato qui. Discute con l'arbitro Menegali. Ecco ora ammonizione per Nappi, ammonizione per Nappi. Al 33esimo minuto di gioco. Sono così tre giocatori. Tiro ora, bellissimo il tiro di Cucureddu. E altrettanto meravigliosa è la parata del portiere Grassi che manda la palla in calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo a favore della Juventus in questa partita. 33 minuti di gara. È Causio che si incarica di battere questo calcio d'angolo. Bellissima l'azione che avete visto nei vostri teleschermi, il calcio di punizione, la gran bordata di Cucureddu. Ora c'è un calcio d'angolo battuto stranamente dai giocatori juventini, se ne impossessano quindi Grifoni. La palla va tra le mani del portiere Grassi, tuona, tuoni e fulmini qui al pian di Massiano. Curi, Amenta scambia ancora con la mezzala delle Perugia. Curi che lancia lungo per Speggiorin, tallonato da Morini, la palla però finisce in fallo laterale, mentre i nostri cronometri sono 34 minuti di gara. 0-0 qui al pian di Massiano tra Perugia e Juventus in questa sesta partita del girone d'andata, la partita più importante dell'intera Serie A, dato che le due squadre condividono la prima posizione in classifica. Si libera bene Gentile di Curi, è affrontato ora da Frosio, entra dentro l'area di rigore Gentile, cerca il cross al centro, c'è un colpo di tacco di Boninsegna e una parata di Bettega, scusate, e una parata di Grassi. Grassi per Frosio. Curi. Bagni. Non rileva gli estremi della punizione. Ora Amenta è intervenuto fallosamente su Furino. Intervento dell'arbitro Menegali. Furino ancora a terra. Notate le segnalinie. Si rialza ora Furino. Vedete nei vostri teleschermi anche Trapattoni, l'allenatore della Juventus, che ora se ne ritorna in panchina. Sedato il piccolo tumulto mentre seguita a piovere sempre più forte. Cucureddu per Tardelli, Tardelli per Bettega, anticipato da Zecchini,
Novellino non riesce questa volta a stoppare il pallone. Bettega si libera di Bagni, poi cade a terra Bettega. Zecchini, ma c'è l'arbitro che sulla caduta di Bettega ravvede gli estremi della punizione. Furino ha raccolto la palla con le mani. La Juventus si accinge a battere questa punizione quando i minuti di gara sono 37. Furino, Cucureddu, ancora Furino, che lascia a Causio. Passaggio in profondità di Causio per Tardelli, non riesce però Tardelli a seguitare a tenere in possesso il pallone. C'è ora un cross di Gentile, colpo di testa di Zecchini, Benetti per Cucureddu. C'è un pressing della Juventus, ora questo passaggio filtrante di Benetti per Morini, cade a terra con l'intervento da Menta il giocatore Morini. Palla in fallo laterale a favore della Juventus. 38 i minuti di gara. Benetti, Cucureddu, Furino. Furino in avanti per Gentile, anticipato da un bellissimo intervento di Bagni. Bagni si libera di due giocatori della Juve, passa alla metà campo. Speggiorin si libera bene di Gentile. Speggiorin si libera anche di Furino, porge la palla a Frosio, non riesce a filtrare il passaggio di Frosio per Nappi. Juventus è ancora in avanti con Causio, che passa alla metà campo, è affrontato da Dall'Oro, cerca di liberarsi di Vannini. Causio non ci riesce, interviene anche Curi. Calcio di punizione e c'è un'ammonizione, c'è un'ammonizione anche per Causio al 38esimo minuto di gioco. Ammonizione per intervento falloso nei confronti di un avversario dell'arbitro Menegali per Causio. Ammontano così a 4 gli ammoniti in questo primo tempo. Furino al 12esimo del primo tempo, Bagni al 28esimo, Nappi al 33esimo e Causio al 38esimo. Ripetiamo che Curi rifaceva la sua rientrée oggi, ha dovuto già disertare due incontri, speriamo che non sia colpito l'art offeso, lo chiediamo a Giampiero Molinari. Ecco le condizioni di Curi alla vigilia della partita, qual era l'arto dolorante? Ma il provino effettuato prima della partita ha dato esito senz'altro positivo, anche il controllo dei medici, l'ortopedico e del professor Tomassini hanno dato il nulla osta, però vedi che ha subito un brutto colpo, quindi indipendentemente dall'arto infortunato, anche se fosse stato un arto sano, il dolore è inevitabile. Come pensi che giocatori come Causio, no? Che sono additati come dei tecnici, dei classici, dei giocatori, diciamo, l'elite del calcio italiano, possano ricorrere a questi falli? Ma credo che sia la conferma di quanto dicevo poc'anzi, cioè il nervosismo che pervade i giocatori in campo, di tutte e due le parti. E come vedi i falli si susseguono, il gioco è molto spezzettato e nervoso. È evidente che le due squadre si temono e si ricorre anche purtroppo a questi falli che sono del tutto inutili in quanto commessi a gioco fermo e potrebbero essere senz'altro evitati. D'accordo, grazie a Molinari. Mentre vediamo che il massaggiatore Palomba e il medico sociale dottor Tomassini stanno portando il giocatore Curi fuori dal campo. A questo punto c'è anche il discorso che in panchina Castagnere ha portato Matteoni e Scarpa, quindi il naturale sostituto di Curi, che poteva essere Goretti, non è in panchina e quindi si pongono anche dei problemi tattici, vero Molinari? Ma indubbiamente se Renato non dovesse farcela, l'equilibrio del centrocampo verrà senz'altro alterato. Speriamo che riescano a rimetterlo in sesto alla meno peggio e che possa riprendere il suo posto. D'accordo, ringraziamo ancora una volta Molinari. Ora è il Perugia che si fa minaccioso in avanti con Bagni. Zecchini per Novellino, anticipato in questa occasione da Cucureddu. Gentile tallonato da Menta.
Entra bene Amenta sul pallone, preciso sul pallone, e palla in fallo laterale. Difatti non interviene l'arbitro Menegali. Furino, Furino in avanti per Boninsegna, si impossessa bene del pallone Novellino, che lascia Dall'Oro. Dall'Oro ad Amenta, Amenta a Speggiorin. La pioggia continua a venire giù a dirotto, quindi anche il campo ne risentirà, sentirà senz'altro. Mentre i nostri cronometri, i minuti di gara sono 42 del primo tempo, 0-0 sempre qui al Pian di Massiano tra Perugia e Juventus. Furino, Perugia in 10 uomini, Curi ancora è accanto. Regola del vantaggio in questa occasione, scusate, Cucureddu, Cucureddu per Gentile, Gentile affrontato da Bagni, colpo di testa di Frosio che manda in calcio d'angolo, mentre l'arbitro, cioè scusate, il medico sociale delle Perugia Tomassini fa segno all'arbitro che sta per rientrare Curi. Curi rientra, scrosciante l'applauso per il validissimo giocatore delle Perugia. C'è ora un calcio d'angolo che sta per battere Causio. Palla al centro dell'area di rigore, respinta di pugno di Grassi. Curi, interviene Furino, ancora Causio cerca il cross, prende il pallone al petto il portiere Grassi. La pioggia continua a scrosciare, è veramente un peccato rovinare questo spettacolo di folla che è convenuto qui al Pian di Massiano. Speggiorin riesce a tenere il controllo del pallone, a mantenere il controllo del pallone, è affrontato sempre da Morini. Ancora Speggiorin, cross al centro, colpo di testa di Scirea, ma sono i perugini ancora andare in avanti con Novellino. Amenta, interviene Zoff. Quello che è ancora strano, stanno per scadere i primi 45 minuti di gara, che i due portieri Zoff e Grassi ancora non hanno fatto nessuna parata. Anzi, rettifichiamo, come ci fa rettificare qualche collega, di parata ce n'è stata, è vero, una sola però, ed è quella effettuata dal portiere Grassi su quella gran bordata del giocatore Cucureddu. C'è ora un calcio d'angolo. I calci d'angolo a questo punto sono 3-1 per la Juventus. Palla al centro dell'area di rigore, colpo di testa di Frosio, intervento libera tutto di Novellino. Morini, Scirea, Scirea per Gentile, anticipato da Zecchini, Zecchini indietro per il libero Frosio. Ai nostri cronometri manca un minuto alla fine del primo tempo. Novellino, Novellino in avanti per Speggiorin, colpo di testa di Speggiorin che però va a finire sui piedi di un giocatore della Juventus, precisamente Furino. Benetti, e quindi ancora Tardelli, Benetti di nuovo, passa alla metà campo il giocatore juventino che scambia ora con Boninsegna. Il momento ha concluso i primi 45 minuti di gara, 0-0 tra Perugia e Juventus qui al Pian di Massiano, da dove vi ha teletrasmesso il primo tempo Guglielmo Mazzetti per gli amici di Teleaia. Piove a dirotto al Pian di Massiano.